Basta morti sul lavoro! Basta morti sul lavoro! Basta morti sul lavoro! Con la pandemia che è appena passata ha sviluppato un coordinamento di sicurezza all'interno del lavoro che ha tutelato tutti i dipendenti proprio grazie a un continuo contatto tra i lavoratori e l'azienda. Questo dimostra come sia importante diffondere tra i lavoratori la cultura della sicurezza, l'attenzione a rispetto delle norme, che non è fatto solo appunto di regole ma proprio di un'attenzione particolare ad ogni piccolo dettaglio. Fare la manutenzione è un costo, ma questo costo va affrontato da parte delle aziende, non sulla vita dei lavoratori. Quasi 3 morti sul lavoro ogni giorno, una strage insopportabile e inaccettabile. Nelle grandi aziende dove c'è molta organizzazione, c'è la presenza, tutto diciamo fila in maniera più tranquilla, ma nelle piccole non è detto che non si possa fare, noi siamo un esempio, però va potenziato, ci vogliono più risorse oppure quelle che ci sono impiegarle in modo più diciamo opportuno. Abbiamo rapporti con le imprese, però hanno così un aspetto sì, interessante, importante, però sarebbe altresì importante averlo con i lavoratori e le lavoratrici per dare delle nozioni basilari sulla sicurezza. Basta morti sul lavoro! Basta morti sul lavoro! Con la pandemia ci siamo accorti che non è quello che prevede la legge, perché tante volte nella maggioranza degli enti mancano gli RLS, quindi i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza, e le norme non sempre appunto sono rispettate come si dovrebbe. E quindi chiediamo appunto che si faccia attenzione alla nomina degli RLS, una volta nominati si facciano le riunioni periodiche e vengano coinvolte sempre di più sulle questioni appunto che riguardano la sicurezza del lavoro. No, non ci sono risorse, non ci sono risorse, è paradossale, non ci sono risorse sul lavoro sicuro e quindi specifiche per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non c'è niente. Quindi la prima rivendicazione che fa il sindacato in maniera unitaria è proprio questa, che per rispondere alla strage che si sta verificando, la prima cosa è mettere risorse e raggiungere quei 7 obiettivi che noi abbiamo messo nella nostra piattaforma. Poi è importantissimo che ci siano soldi per la ricerca, non la ricerca in generale, ma ricerca specifica per rendere il lavoro sicuro, per far sì che i lavori più rischiosi siano fatti dai robot, siano fatti dalle macchine. Gli uomini e le donne devono controllare, ma non devono diventare appunto degli oggetti che vengono inghiottiti dalle macchine.